Ecco qua, scusa, sei in ritardo. Non partiva il gommone. Gommone, ma quale gommone? Ma non lo sai, da me c'è l'alluvione, ci spostiamo in barca. Eh sì, bastano 4 gocce ed è subito alluvione. E per forza, ormai è tutta una distesa di asfalto e cemento. Per noi abbiamo presentato alcune proposte di legge in proposito. Una per fermare il consumo di suolo e l'altra per combattere il dissesto idrogeologico. Ma tanto ve le bocciano sempre. E noi remiamo, Tu remi, io abito in collina, in alto, dove l'acqua non arriva. Sì, ma ti arriva una frana. E poi la discarica tossica abusiva che c'hai a fianco. Sempre meglio dell'inceneritore che tu c'hai a fianco. Termovalorizzatore, prego. Termovalorizzatore, sì. Cosa valorizza? Le nanoparticelle. E quando le respiri ti senti tutto valorizzato. E se infatti tu sei sempre valorizzato. Valorizzato. Eppure mi sa che lo fanno anche da te un inceneritore. No! Valorizzato anch'io. Pure tu. No. Sì, perché col decreto destinazione Italia adesso nei siti inquinati, come per esempio la tua discarica, potrebbero costruire un inceneritore, un cementificio. Sta scherzando, vero? A me sembra serio. Sì, e c'è anche di più, perché gli inquinatori, invece di essere condannati, verranno pagati quei soldi dei cittadini, anche i tuoi. I miei! No! Chi inquina deve pagare, deve essere condannato! Bravo! Grazie! Questo era prima, lo diceva l'Europa, ma adesso il governo nuovo ha nuove idee. E che vuol dire chi inquina viene pagato. Ah! Il nuovo che avanza! Sì, qua non si sa dove stiano andando questi. Possibile che non pensi ai loro figli, ai loro nipoti? Perché la terra una è. Bravo! Grazie. Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ma questo è un poeta! Che belle parole! Ma perché non scrive? Perché non è un giornalario. Arrivederci! Arrivederci. Che ragazzi preparati, sì. Si vede che studiano, mica come te. Guarda che se c'è uno che c'ha la laurea, qua sono io. Ma se lo sanno tutti che te la sei comprata la laurea. Beh, che fa? Non sono mica l'unico. Effettivamente. Che succede? Si è bloccato lo sportello. Dai, passami qualcosa di sottile. Che ti passo? Vabbè dai, usa questa, va? Ma Domenico, questa è la tua scheda elettorale! Dai, tieni che si potrebbe rovinare! Intanto chissà fra quando ce la fanno utilizzare! Un caffè! Il poeta! Giornalista! Scrive! Come mai così concitato? Che succede? Cosa succede? Cambio del premier, crisi di governo, datemi qualche gossip! Basta, non servo più di questo teatrino! Di nuovo un altro premier! Niente elezioni! Per la terza volta! Ok, apro. Ma voi non capite, il nuovo che avanza, un altro governo, il toto ministro! Il rimpasto! Le larghe intese! Il governissimo! Il ciuci! No, guardi, quella è roba da prima repubblica. E che differenza c'è? Già, che differenza c'è? Comunque è crisi di governo. Non risponde. Ma perché non scrive? Ma quale crisi? Hanno solo fatto la staffetta e sono passati il testimone. I due amiconi là, Bachmann e Robin. Amiconi! Che poi di dentro sono sempre gli stessi. E continueranno a fare quello che hanno fatto finora. Decreti. Ghigliottina. Non pagano. Segno. Ma perché lo scrive? Già, ditemi un po'. Che avete sentito circa le consultazioni con il Presidente della Repubblica? Perché si sono consultati? E che si dovevano dire? Ma era già tutto deciso. Una sceneggiata, scriva. Scriva? Vabbè, cambiamo discorso. Scriva. Ho sentito niente circa la questione Sanremo? Beh sì, lo sanno tutti. Beppe Grillo è andato al Festival di Sanremo. Era ora che lo ospitassero. Ma quale ospitassero? Andato lì come spettatore. Già, ditemi un po', secondo voi chi gli ha procurato il biglietto? Se lo sarà comprato. No, magari se l'hai fatto comprare da un amico lì a Sanremo. Già, ecco il titolo. Finalmente un VIP si paga il biglietto. Ma che terrorismo a Sanremo! Chi ha comprato il biglietto a Beppe Grillo? Il caffè! Eito, segna va. Terrorismo. Domenico, ma è così pericoloso comprarsi un biglietto per il Festival di Sanremo? Dipende. Non mi passa. Mo. Dome, oggi sono proprio contento. Ho saputo che mio zio da Londra mi manderà 1.000 euro. 800. No, 1.000. 800. Ma che dici? Lascia fare, non hai saputo, con l'ultimo decreto del governo, i soldi che arrivano dall'estero saranno tassati del 20%. Ma come? I miliardi che hanno esportato illegalmente all'estero li fanno rientrare con lo scudo fiscale tassati solo al 5%. E i soldi che mio zio si è sudato onestamente e mi vuole regalare me li tassano al 20%? Come se li sudati? Onestamente. Questo è il problema. Ragazzi, ragazzi, le consultazioni Grillo e Renzi è una bomba! Buongiorno. Abbiamo sentito il botto fino a qua. Abbiamo seguito la diretta streaming, è durata solo 9 minuti! E si vede che non ci avevano molto da dire. Effettivamente. Mentre quegli altri due, il gatto e la volpe, ce n'avevano da dire! Hanno fatto una bella rimpatriata di più di un'ora e mezza, e senza streaming, ma soprattutto, che cosa avranno fatto gli ultimi 5 minuti? Quando sono rimasti soli, soletti, hanno mandato tutti via dall'aula! Tetta a tetta! Ma
quanto siete maliziosi! Noi! Maliziosi! E loro! Vabbè, comunque qui che si dice? Chi ha vinto? Grillo o Renzi? Che dicono i grillini? Che dicono? Che dicono? Dicono! Provato! Quello che i grillini non dicono! Attento, la carrozzina! La signora!